Questo lavoro che noi abbiamo fatto in collaborazione con l'Unione dei Consorzi di Bonifica della Toscana è un lavoro molto importante perché ci ha consentito di definire un sistema, diciamo, un modello che dal punto di vista tecnico consente di mettere sotto pressione, di verificare quali sono le reazioni e gli effetti degli argini che noi abbiamo in Toscana lungo molti corsi d'acqua, sono circa 600 km, e vedere quali sono le reazioni che ne conseguono in caso di eventi frequenti o di eventi rari. E ne emerge un quadro, diciamo, alla luce di quello che dei dati che sono stati poi nel dettaglio sperimentati sul cerchio, ne emerge un quadro per certi aspetti rassicurante perché oltre la metà dei nostri argini sono in buono stato, ma altresì la rimanente parte, circa il 50%, a seconda del tipo di evento a cui gli argini sono sottoposti, può presentare elementi di rischio. Quindi questo strumento di cui noi ci siamo dotati è fondamentale per fare una buona attività di programmazione e prevenire il verificarsi di eventi che spesso accadono e sono accaduti in Toscana, dove a seguito di forti precipitazioni gli argini, per una serie di fattori tecnici, a volte anche naturali, o per la poca manutenzione, non hanno retto e hanno determinato fuoriuscita di acqua con conseguenti danni a persone e a cose.